bel dilemma. Oh! Vincoli inscindibili. Il dottor Octavius sta per rivoluzionare il mondo della scienza. Il futuro è alle porte, gente. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Con voi Vincent, andiamo avanti con la storia. Stiamo andando dal dottor Octavius. Cosa avrà in serbo per noi? Boh. Ehi, scusi il ritardo. Buongiorno padre, buonasera. Non importa. Controlla i neurosensori, dobbiamo ridurre il tempo di risposta. Subito. Prova a scendere sotto i 3 millisecondi. Ok, forse riesco a ottimizzare il commutatore. Ah, un'altra di queste fasi. Ma questo lo giriamo in questo modo. Usiamo già sta... così. Poi lo dobbiamo per forza far girare da qui questo. Quindi mettiamo uno di questo. Ho bisogno di togliere questo, mettere questo, farlo passare da qui. Ok. Vabbè, questo normalmente un corno. A quanto pare da qui. Non vorrei che sto facendo la stessa cosa di prima, che non mi ricordo. No, questo è veramente complicato. Non so come... cioè, scusa, perché se io lo faccio passare da qui, da questa parte qui, scusa, togliamo tutto, va? Togliamo tutto, so capito? No, giusto per fare una prova. Anche se penso che proprio non funzionerà mai una cosa del genere. Ma vabbè, proviamoci. Qua già li abbiamo finite le cose dritte, eh? Partiamo già col fatto che non è quella la strada. E quindi per forza questa è la strada, non è che ci giri... non ci giriamo intorno, che è sta strada? Farlo da qua è impossibile, per farvi capire. A parte il fatto che stiamo sprecando tutte le cose dritte, vabbè. Ma, per dire, se io facessi così, manco va, vabbè. Se io facessi così, tessi qua, faccio passare da qui. Poi da qua dove andiamo? Cioè non andiamo da nessuna parte. E oh, vedete? Quindi la strada non è questa. Ho tolto una cosa inutile che potevo benissimo rimanere, ma vabbè. Questo si mette, questo si mette. Il primo non si mette perché non va. Il primo va? Il primo va. Vediamo un po' se mettendo in questo modo funziona. Già qua, non ci va. Se metto questo, va. Se metto quest'altro, questo non va. Questo non va. Però se tipo questo io lo girassi in questo modo, va. Ok. Ma devo per forza andare dritto. Non è che posso fare un altro modo. Aspettate, se il problema fosse veramente questo. Oh, qui abbiamo messo prima una cosa che carica. Se tipo mettessi in questo modo, no. Se tipo mettessi qui questo, no. Un bel dilemma, disse coso là da Uncharted 3, che non mi sto manco ricordando come si chiama. E io tengo solo da mettere queste cose, non è che tengo da metterne altre. Oh, qua veramente mi sto ammattendo. Abbiamo capito che questo non si può mettere, quindi dobbiamo per forza mettere questo. Ok, e qui ci arriva sta curva e non si capisce. Io veramente non so che dire, non so che dire. Oh, questo deve essere quello non caricato. Ok, proviamo a mettere quello caricato qui e quello non caricato lì. Ma se non sbaglio qui non funziona. Ah no, funziona. Oh, ecco qual era il problema. Vabbè, l'importante è che alla fine ci siamo arrivati. Almeno ci sono arrivato, eh. Ok, mamma santa. Ok. Uff. Procediamo molto. Procediamo. Madonna. Rilevo impedenza sul circuito del neurosensore. La calibrazione pure. Oh marono du carmine. So già che questo... ah no, funziona. Quindi dobbiamo fare 4.
qui. Vabbè, l'unico che mi rimane è questo. E non è qui. Allora, mettiamo uno. Perché questo non si sblocca, eh. Cioè, quello è bloccato. Quindi devo per forza farlo passare da qui. Con una bella curva. Ma perché la curva non va? Bene. Tipo la strada questa, eh. Non è che è diversa. Vabbè. Proviamo a fare questa, non lo so, non so che dire. Quanto sono stupido. Vabbè. Allora, questo è bloccato. Questo pure. Questo è un bel problema. Perché mi tocca farlo passare per forza da qui. Ah, quello era un tranello. Sembrava strano in effetti, cioè scusa. Abbastanza strano. Ok, il gioco mi stava trollando. E mi stava a mangiare la testa quando invece era così evidente. Il rapporto segnale rumore è sballato. Raga, manca l'ultimo e ce la facciamo. Mamma mia, questo veramente sono dei rompicapi che rompono veramente la testa. Allora, dobbiamo farlo arrivare a 5. Dunque, di cariche positive ne abbiamo 2. No, ne abbiamo più di... Vabbè, una da 4 e una da 2. Messe insieme fanno 6, meno 1, 5. Quindi dovrei metterlo qui, questo qui. E quell'altro rosso non lo dovrei curare. Facciamo una prova. Allora, so già che anche qui farò un paio di prove, ma fa parte del gioco. Quindi abbiamo detto 4. Vabbè, vediamo un po' come va avanti la situazione. Poi mi regolo di conseguenza, ovviamente. Qui abbiamo finito con le cariche. Mi manca solo questa. E c'è qualche problema. Qua non l'avrei mai detto. Ma già quanto so scemo. Se non c'è niente all'inizio, come voglio che passi la... Vabbè. Qui cosa dobbiamo cambiare? Vediamo un po'. Proviamo a cambiare queste qui, quelle negative. E infatti, ok, tutto a posto. E abbiamo risolto l'ultimo. Dovremmo essere arrivati a 100%. E infatti. Oh madonna. Ci sono, Doc. 2,8 millisecondi. Bel lavoro, Peter. Ma veramente, stati pronto. Sì. Discreto successo. Mi sembra incredibile. La aiuto? Sì. Doc, che succede? È così evidente? Per i medici è un disordine neurologico degenerativo. Forse è causato da sostanze tossiche con cui lavoravo durante la gioventù. Mi dispiace, posso aiutarla? Lo fai già? L'aspetto peggiore è che colpisce soltanto i muscoli. La mente continua a funzionare. Ma non basta più.
Sei l'unico a saperlo. Manterrai il segreto. Ma certo. Forse dovresti cercare un posto più stabile. Sono venuto a lavorare per lei, per quello che ha qui dentro. Le sue idee restano. E vale anche per me. Peter, prima che mi dimentichi, ho letto un articolo molto interessante, descrive le possibili evoluzioni delle interfacce neurali. Lo leggerò! Grazie, Doc! Sì, ma non c'è bisogno di urlare. C'è un legame molto forte fra Peter e Octavius. Cioè, di amicizia. Sembra manco fosse uno zio per lui. Oddio, no, lo so detto. Vabbè. Di che si tratta, Doc? Mai visto un materiale simile? Sembra incredibile, ma lo usano i saldatori. Offre un elevato isolamento magnetico e limita la contaminazione tra gli arti e l'interfaccia neurale. Doc non può separarsene. Dice che li indossava durante il dottorato, quando manipolava isotopi radioattivi. E gli servono a restare umile. Ricordo ancora il mio colloquio. Mi sono presentato sporco e con 10 minuti di ritardo perché avevo appena sventato una rapina. È incredibile che Doc mi abbia assunto. Spero non se ne sia pentito. Peter comincia a sospettare qualcosa. Cerca di nasconderlo, ma ormai è chiaro. Ha notato i tic e il deterioramento delle mie capacità motorie. Ma in fondo, sono stato io a pretendere un genio come assistente. Mi serve solo altro tempo. Il mio lavoro può migliorare la vita a milioni di persone. Salvarle. E può salvare anche me. Ho solo bisogno di tempo. Ai ai ai. Se n'era già accorto. Ma poi cavolo, da come ha spiegato il tutto, sembrava come per dire che sta peggiorando ciò che gli sta capitando, non so, dentro la testa. E questi? Sono bracci meccanici. Non lo so, Doc. Una matrice di gallio potrebbe funzionare, ma il rischio di danni resterebbe elevato. Gallio, sei un genio. Non pensare ai rischi, stavolta filerà tutto liscio. Speriamo, qua. Non saprei. Le condizioni di Doc si sono deteriorate. Di questo passo perderà il controllo delle funzioni motorie entro l'anno. E l'impianto intracranico potrebbe peggiorare la situazione. Con effetti sulla personalità. Bisogna essere prudenti. No, ma abbiamo già ascoltato. No, ma scusa. Agli altri non c'è il singolo. Comincia a sospettare qualcosa. Ah, vabbè, si può riascoltare. No, no, sta zitto. Zitto, smettila. Togli le batterie. Direi che il mio lavoro qui è finito. Doc, deve scusarmi. Mia zia mi ha appena scritto. Tranquillo, Peter. Pensavo anch'io di concedermi una pausa dopo aver controllato la telemetria. Grazie, sarò qui tra poche ore. Grazie ancora, Peter. Non so come avrei fatto senza di te. Avrebbe dovuto dirmelo prima, Doc. Non volevo darti pensieri. E a dirla tutta, parlare della mia condizione l'avrebbe resa più reale. Ero spaventato. Le mie condizioni peggiorano, ma ho scelto di viverla come una sfida. Un motivo in più per guardare avanti. E ok. Ancora una volta nei panni di Spider-Man. Ah, quanto mi piace. Ok, vicoli inscindibili. Ciò che abbiamo saputo oggi sono proprio delle... Zia May? Non dirmelo, sei in ritardo. No, a dire il vero sono già per strada. Hai sentito Miles? No, ma sua madre ha detto che stava arrivando. Perfetto, arrivo subito. Ciao. Ok, ma questo lo vedremo nella prossima puntata. Veramente oggi, cioè, saputo di tutto e di più sul dottor Octavius, cioè, vabbè, cose da non credere. Vabbè, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Noi ci vediamo con la prossima. Andremo a trovare Zia May insieme a Miles. Tenete sempre le tende abbassate e chiudete le finestre. Tra noi si aggira un pervertito armato di ragnatele. Ma che vai dicendo? Stai uscendo pazzo, caro mio, eh? Cioè, posso dirtelo, pervertito. Sì.
Come no?